giornata internazionale dell'infermiere quest'anno cade nello stesso giorno della festa della mamma, il 12 maggio. Una festa importante e che intanto mi fa fare questo primo pensiero, questa prima riflessione, questo primo augurio a tutte le colleghe infermiere e infermiere pediatriche. Le donne sono il 76% della nostra professione. Nonostante siano un numero così importante ed elevato, spesso sono le donne quelle che hanno più problemi nella possibilità di realizzare i loro percorsi di carriera, il loro sviluppo di carriera. Spesso sono le donne quelle che sono oggetto di violenze e di aggressioni fisiche e verbali da parte dei nostri assistiti. 3 su 4 delle nostre aggressioni, delle aggressioni che riguardano gli infermieri, sono a carico delle donne. Quindi questo primo pensiero va a loro, che conciliano un'attività professionale impegnativa con la vita familiare, con il prendersi cura della loro famiglia. Un secondo pensiero importante lo voglio poi dedicare ai nostri infermieri, infermieri pediatrici, infermieri, infermieri pediatriche, che ogni giorno, quotidianamente, sono nei luoghi di cura e di assistenza e ogni giorno si prendono cura di chi ha bisogno di assistenza infermieristica, con competenza, con capacità tecniche, con capacità relazionali, con preparazione scientifica di alto, altissimo livello. Nonostante però gli infermieri siano la spina dorsale del nostro Servizio Sanitario Nazionale, stiamo assistendo a un momento particolarmente critico, di carenze importanti, di diminuzione dell'interesse da parte dei giovani per la scelta di questa professione, di valutazione da parte di chi è inserito nella professione verso altre strutture, altre situazioni, soprattutto alcuni paesi europei e nordamericani. E quindi in questa giornata importante abbiamo bisogno di richiamare le istituzioni e la politica su questo tema, perché non è più un tema degli infermieri o della federazione, è un tema del paese, è un tema di tutti i cittadini di questo paese, perché senza infermieri non c'è futuro, senza infermieri non c'è salute, senza infermieri non c'è assistenza infermieristica. E quindi c'è bisogno di rilanciare politiche di valorizzazione della professione, sia nei percorsi formativi che nei percorsi di carriera e contrattuali. C'è bisogno di avere coraggio per innovare i modelli organizzativi e assistenziali, affinché i nostri cittadini possano sempre beneficiare di questa componente essenziale che insieme a tutte le altre professioni sanitarie ha fatto sì che il nostro Servizio Sanitario Nazionale sia tra i primissimi posti nel mondo e il nostro paese abbia goduto e goda di un tasso di longevità che è sinonimo di percorsi di cura, di prevenzione e di riabilitazione che tutte le professioni sanitarie, insieme agli infermieri che ne sono una parte sostanziale, mettono in atto quotidianamente.